Ciao Cacciondi, bentornati a Cacciondo Sports. Stasera siamo molto contenti, Maurizio, subito, perché siamo carichi. Vamonos! Cucù, cucù, tre punti finalmente. Tre sudati, duri, lavorati, mai arrivati. Tre punti. A to dire che bisogna cambiare il manico. Forse è un caso, però cambiando il manico. Dai, abbiamo fatto merenda, brenda infatti. Andiamo bene, dai. La merendina. Come, cosa ti è sembrato sta spalla, Maurizio? Sono le classiche partite che puoi vincere o perdere, o anche pareggiare. Abbiamo iniziato così così, con un po' di paura, c'era tanta caccarella nelle braghe dei giocatori. Mm-hmm. Poi dopo abbiamo colpito un palo clamoroso con Valotti, che probabilmente la palla era dentro, se fosse stato il famoso orologio, avrebbe, dopo quel fermo immagine, si è visto che probabilmente era dentro, però il segnalino non ce l'ha dato. Nel secondo tempo Floccari con la sua furbizia ha segnato, ha rubato il pallone alla difesa che era un po' incerta, ha segnato. Poi addirittura Missiroli ha fatto una prodezza col tacco, una cosa terribile, bellissima, tacco e traversa. E poi fino per l'ultima mezz'ora abbiamo stretto il sederino, sì, 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 perché loro attaccavano senza fare tante azioni da gol. Alla fine perfino ho chiesto un rigore su una mischia, un mischione, l'arbitro per fortuna non gliel'ha dato, e diciamo che abbiamo vinto. Si è fatto male ancora Vicari, purtroppo, speriamo che non sia niente di grave. Ecco, la mia cronaca la fermo lì, come al solito. Noi siamo molto concisi, cioè, ho detto bene? Come si dice conciso, sì, sì, in spagnolo? Siamo concisos. Con Sisof, vedi come farei con Sisof. Sì. Sono stato con Sisof. Calma. Con tre punti li abbiamo messi in sacoccia. Tre punti in sacoccia. E come dice il burbanzoso, sì? Monza, quattro pere in casa. Con i miliardi che hanno speso. Comprare i giocatori che ci hanno fregato a noi. Allora, devo dire che i soldi a volte non bastano. Andiamo avanti. Vamos. Come che dici sempre tu? Bisogna fare sempre un gol più dell'avversario. Ecco, mi ha telefonato l'allenatore e mi ha detto: Musacchi, lei che se ne intende di calcio, ha detto: guarda, tu fai un gol più di loro, almadamente. Mi ha dato retta, guarda un po', abbiamo vinto. Deve ringraziare. Lo so. Oh, allenatore, dam la mancia, pagami un aperitivo. Insomma, dai, sono... Beh, ci sta, Maurizio, ci sta. Non prendere insomma oggi siamo molto molto contenti per la SPAL, però parleremo anche in questa bella rubrica dei modi di dire proverbi e curiose tiritere dalla nonna, della nonna. Modi di dire, ce n'è qualcuno che potrebbe anche interessare agli spallini. Andiamo avanti, dai. Allora, come prima frase abbiamo questa qua: trista lec la finestra. Questo non mi sono un po' perso. Trista la finestra da sol. Clangata al sol. Non sono capace di dirlo io. Trista la finestra clangata, cioè la finestra che nella quale non batte il sole, non è allegra, è la, simboleggia la famiglia. La famiglia triste, che non ha allegria. Non va bene, quindi voleva dire sostanzialmente che la tristezza in una casa vuol dire che ci sono guai e non va bene. La finestra che dà il sole, non batte il sole, capito? Quindi, questa parte qua non è molto semplice, quindi è difficile, io inviterei alla gente che ci segue a ripeterla, vediamo se ce la fa. Sono la finestra dal sol. Senti, se vedi l'adagio. Canag dal sol. Canag dal sol. Canag dal sol. Batte il sole. È tradotta così: trista la finestra canag dal sol. Canag dal sol. Nella quale non batte il sole. Quindi vuol dire che le famiglie tristi. Una famiglia triste, fredda. Freddo, una famiglia triste. La finestra non batte il sole. Non è una bella cosa. Andiamo avanti con questa frase: che tirar al gol a una bozza. Tirar al gol a una bozza. Tirar al fiacco i denti. Ah, però l'ho scritta di nuovo. Tirar al fiacco i denti. Tirar al gol. Sparita.
Aspetta, sì, adesso la rimettiamo, perché l'ho scritta due volte, Maurizio. Io eccola. Tirare al collo una bozza, tirare al fiaco i denti. Allora, cosa mi dici di questa frase qua? Ho degli antivirus che mi stanno entrando. Tirare al collo a una bozza e tirare al fiaco i denti. Tirare il collo a una bottiglia vuol dire berla tutta. Tirare il fiato con i denti vuol dire quello che ha fatto la spa stasera. Lavorare. Sono due cose diverse, le abbiamo unite, ma sono due cose un po' diverse. Tirare al collo alla bozza vuol dire vuotarla, perché se tu le tiri al collo alla bottiglia di vino, non rimane niente dentro. Quando in osteria andavano a bere i nostri amici vecchi, diceva che tirare al collo alla bozza, ce l'hai bevuta tutta? Invece tirare al fiaco i denti. Vuol dire, cioè, è proprio lavorare al massimo, quello che ha fatto la SPA per poter portare a casa i tre punti. Tirare al fiaco i denti fino alla fine. Bene, forza SPA. Tre punti. Quanto al tempo al vien dal venezian amfagnank squasar la qualcan? La qualcan. Quando al tempo viene dal veneziano, non fa squassare neanche la qualcan. Vuol dire che quando il tempo, cioè il vento, arriva dal Veneto, è così debole che non muove neanche la coda del cane. Questo è un detto contadino, un po' da pescatori, penso, secondo i quali il vento che arriva dal Veneto, dovrebbe essere molto debole, capisci? Adesso qui dovremmo chiedere a qualche meteorologo se è vero. Comunque questo era un detto contadino e anche forse anche di pescatori, perché Ferrara aveva pescatori in popolo e pescatori di mare. Quando al tempo al viento al veneziano in spagnolo come si dice, però, quando però al tempo però sai, sai Maurizio che quell'ultima parte mi piace molto. Lang fa niente squasar la qualche. Ah, allora l'ho scritto anche male, vedi? L'ho scritto bene. Ang fa. Sì, ci manca la L, hai ragione. Forse l'ho sbagliato io. Correggiamo. Che sono curiosi sappiano cosa vuol dire, che questo è un proverbio antichissimo. Quando al tempo Mario, andiamo avanti e sono degli altri. Scusa Maurizio, dimmi tu. È una trasmissione seria, lo so. Maurizio l'ha sempre a Tanel alla sua sposa. Mario le sempre a Tanella la sua Maurizio. Mario vuol dire che Mario ha paura di essere cornuto e sta a Tanella, sta attento alla moglie. Sta attento, attaccato. Sta Tanella. Tanella al bus del ponte. Bisogna stare attenti al buco del topo, perché quando esce il topo stai attento e ti metti la trappola vicino o il gatto vicino. Perché qui c'è un errore di battitura, Maurizio, qua. Al gat sta Tanella, Tanel. Al gatto sta tanel, cioè il gatto sta vicino al buco del topo perché sa che quando esce lo mangia. Stare a tanel è la stessa cosa, stare attento. Poi, mi sembrava che ce ne fosse un'altra, ne è passato un altro. Sì, c'è quella terza tanel. Vediamo. Sta tanel a Pippo. Stata nella Pippo Caldaga e Tobaioc. Pippo è un Caldaga e Tobaioc. Un pufarolo è uno che fa i puff che non ti dà indietro i soldi. Allora, stagli attento a Pippo che ti dia indietro i soldi, perché se passa un po' di tempo te li dà più. Allora, è un detto di una persona a un'altra. Stata nella Pippo Caldaga e Tobaioc. I soldi che sai perché parlavano di Baioc? Perché 200 anni fa circa c'erano i Baiocchi e sono rimasti nel dialetto ferrarese. Baiocchi. Era il Baiocco, una moneta antica. È rimasto nel dialetto.
Anche oggi per dire a uno gatti soldi, gatti baioc, non dicono gatti gli euro, non dicono, ma possono anche dire, chiederti, ciò, Julio Magnatti di Baioc, se ti chiedono Julio gatti baioc, cosa dici? Gatti baioc, ah, mi ango niente, mi ango niente, Maurizio, di baioc. No, sai cosa risponde? Ah, sono in buletta. Sono in buletta dura. In buletta dura, bravo, vedi che lo sai. Quella sto imparando. No, parlando di Gadneuro, c'era Maurizio, parlando di Gadneuro, c'era quello che girava lì in centro che c'era Gadneuro, sì, Gadneuro. Sì, perché una volta diceva Gazza e scudo. Grazie. E dopo ha cambiato con l'euro, si è aggiornato, non era molto simpatico perché teneva, ti teneva, era un pochettino, come si dice, ti stava attaccato nel proprio e rompeva le scarpe. Dicono che adesso anche dei soldi, ma non so se sia vero. Ma e questa qui è la tiritella, lava nel parmagnare il tadel, lavi il ben, lavi il mal, butta l'acqua in tal canale, dillo te, dillo tu. È carina questa, eh? Questo sì, mi piace. Cosa del bambino. Lava il tuo scudel per mangiare il tagliadel. Lavi il ben, lavi il mal, butta l'acqua in tal canale. Sì, bella! I bambini così per gioco, una specie di non dico di nanna, ma cosa del genere. Non ha molto senso, però significa di lavare molto bene i piatti nei quali hai mangiato le tagliatelle, vuol dire che hai mangiato bene, poi tanto l'acqua, come dice, gli avanzi li puoi buttare nel canale. Butta l'acqua nel canale, capisci? Non c'era il lavabimo, ci prendiamo secchi e poi buttava tutto nel canale. I canali portavano via tutto. Era tutta roba ecologica. Non c'era plastica, come... dopo i topolini mangiavano gli avanzi, o i cani, i gatti, non c'era. Sì, i pesci. Ripetilo tu. Lava il tuo scudel per mangiare il tagliadel. Lavi il ben, lavi il mal, butta l'acqua in tal canale. Bravo, bravissimo. In spagnolo con genio. Lava i piatti. Lava los platos para comer. Mangia bene quello che c'era dentro. Cos'è un mangiare tipico spagnolo, messicano? I fagioli neri. Mangia bene i fagioli. Mi sembra che una volta ero in Argentina per caso, ho sentito in televisione una trasmissione e parlavano di porotto. Dico, Dio buono, parlano di porotto. Fra l'altro parlava di cucina ferrarese. E invece i porotto, almeno a Buenos Aires, sono i fagioli. Non so se è così anche. Ah, vero, Italia. Sì. No, da noi sono... frijoles si chiamano. Invece in Argentina i porotos sono fagioli. Quindi, cari amici di Porotto, voi siete gemellati con Buenos Aires. Con Buenos Aires. E i fagioli. No, sono, in verità sono gemellati con i fagioli. Sì, i fagioli. Gli amici di Porotto. Porotos, i fagioli, argentini. E parlando di in tal canale, appunto, questo contenuto va al nostro canale... YouTube, Maurizio, intanto io direi di fare la sciarpata di chiusura. Oggi siamo stracontenti. Ho fatto vedere molto la livrea, hai visto come so che di ciocco della nuse. Ancioc della nuse, sai cosa vuol dire ancioc della nuse? Ancioc della nuse, che te la tiri. Ancioc della nuse, mi do delle arie. Ti dai delle arie? Sai perché si dice ancioc della nuse? Perché una volta le noci erano dei ricchi, allora quando i bambini ricchi avevano le noci da mangiare, cioccavano, facevano troppo. Allora quello che so, cioccava la nusa era ricco. E io adesso ancioc la nusa perché tre puntelos, tre puntos. Come si dicono tre punti in spagnolo? Puntos. Avemos tre puntos in sacochas. Tres puntos. Ho hablato bene in spagnolo? Muy bien, Maurizio. Muy bien. Forza sempre, spal. Sempre mejor. Forza spal. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Alla prossima, il Chievo. Chievo, speriamo la vittoria. Hasta la vittoria.